Si è ribattezzato Palazzo Europeo, il Palazzo delle Nazioni, alla Fiera di Milano, per ospitare l'esposizione delle macchine utensili, quarta edizione dopo quelle di Parigi, Hannover e Bruxelles. Accompagnato dal prefetto Cappa e dal sindaco Ferrari, la inaugura il ministro Villabrune. Vi partecipano 13 nazioni e in questa gara della tecnica l'Italia è seconda solo alla Germania, che ha mandato 303 partecipanti. In un'immensa orchestra della produzione e del lavoro emergono i singoli strumenti, dall'apparecchio per la misurazione del gioco radiale, con la sua ruota a sfera, alle fantastiche fontane luminose delle smerigliatrici angolari. Le macchine stanno cambiando fisionomia. Un dispositivo per tornitura ha anche una sua eleganza funzionale. E si arriva agli apparati più recenti ed ermetici, come il misuratore automatico elettronico. Rettifiche, fresatrici, cesoie a rotelle. Per animare questa officina delle novità occorrono 18.000 kW, l'energia bastevole a una metropoli moderna.